Ben trovati e benvenuti nella cucina di Roma in Food, il portale di Agrocamera che mette assieme le eccellenze del territorio romano, ma quelle eccellenze veramente a chilometro zero, che hanno tanta storia. E qui di storia ce n'è tanta. Chinottissimo, con tutta la gamma, gassosissima, limonissima, spumissima, arancissima. Per me sono bevande dal gusto retro, ma assolutamente moderne, che ci portano fuori dal bere quotidiano, quello che siamo abituati a fare. Ma per voi l'esperimento l'ho fatto, perché ho già cucinato, ma lo ripeto, il polpo brasato al limonissimo. Sappiamo quanto è importante il succo di limone nella cottura dei pesci e questa volta ce lo metto come bevanda. Guardate che meraviglia, sperimentato per voi, mescolo il succo del limone con l'acido citrico che contiene, più l'anidride carbonica, più gli aromi che ci sono all'interno che conferiscono al polpo una morbidezza e un sapore speciale. Come l'ho fatto? Come lo preparo per voi? Prendo il polpo, non lo faccio bollito, ma questa volta parliamo di brasato, non stufato, brasato perché lo farò anche leggermente rosolare. Quando lo faccio rosolare? Subito e poi lo faccio cuocere dolcemente, quindi per non lo faccio a pezzi, metto giù, l'ho tagliato in due, più la testa a parte, metto poco limonissimo che contiene una parte di zuccheri, metto la fiamma al massimo, la bevanda evapora, si restringe lo zucchero, il polpo non perde acqua, quindi ho la rosolatura del polpo, ecco già sta avvenendo, metto al massimo, inizierà a rosolare, dopodiché aggiungo altro limonissimo, fiamma al minimo, quasi che si spegne, e lo porterò a cottura finale. Trascorso qualche minuto, una leggera rosolatura sul fondo, vado giù, aggiungo tutta la bottiglietta di limonissimo e il fior di sale. Qua, poco fior di sale, coperchio e adesso, come dico sempre io, la fiamma quasi che si spegne, me ne devo dimenticare. Quanto cuoce? Cuoce fin quando il polpo rimane morbido, ma giustamente tenace, quindi è la giusta cottura, perché un polpo da un chilo è una cottura, uno da 500 grammi è un'altra, quindi fate cuocere dolcemente fin quando non sarà di vostro gradimento. Sono trascorsi per me 25-30 minuti a fuoco dolce e vi faccio vedere il risultato. Questa, guardate, faccio così. Questo è il polpo che io desidero mangiare. Mi raccomando, lo lascio direttamente a bagno nel succo proprio e di limonissimo, quindi lo lasciamo freddare ma non troppo e preparo la scarola. Eccola qui, questa è una pianta di scarola ben lavata ed è pronta. Ho preparato una padella con coperchio non antiaderente e la voglio proprio fare semplicemente prima stufata e poi ripassata in padella. La faccio a pezzettoni grossi. Ricordo che la scarola è un altro vegetale utilizzato molto nel Lazio. È una cicoria, non è un'insalata, non è una lattuga. E si presta a fare contorni, primi, torte farcite. Anzi, vi do un consiglio in più, se voi la preparate prima e la lasciate riposare, avete una cena, la preparate al mattino e la ripassate poi in padella la sera, è ancora meglio, perché la scarola contiene una particolare cellulosa leggermente amidacea che una volta fredda trattiene all'interno l'acqua, quindi diventa una meraviglia. Adesso per noi è questo, scarola. È l'insalata, per me è l'insalata, il sale, ne potremmo parlare, diciamo così, sale, l'olio extravergine d'oliva di grande qualità, perché abbiamo degli oli meravigliosi,
e io non li faccio bruciare in padella, faccio così, mi voglio gustare, ho l'aglio fresco in camicia ancora una volta, tutto è spento, metto il coperchio, accendo il fuoco al massimo, per quanto al massimo? Al massimo fin quando la scarola non inizia a perdere acqua e fa una camera di vapore. A quel punto io sono arrivato a un principio di autocottura, non ho bisogno più di fiamma forte. Fornello al minimo e la scarola si adagerà stufandosi. Soltanto alla fine, quando la vedrò cedevole e gustosa, tolgo il coperchio e faremo assieme la meravigliosa rosolatura. Andiamo a vedere assieme cosa sta succedendo. È lei, guardate che morbidezza. Allora, lasciamola ancora stufare un po' e poi andiamo alla rosolatura. Intanto pulisco il polpo al limonissimo. Un esperimento, secondo me, ben riuscito. Mi piace questa cosa. Come vedete lo sto tagliando a pezzi, questa volta non troppo grandi, anche se dovessi mangiarlo io personalmente al piatto farei pezzi più grandi, ma questa volta per voi lo voglio mettere su una bruschetta con la scarola. Va bene così. Faccio ancora un poco. Quando mi vedete sorridere è il momento in cui sto pensando al piatto finito. Eccomi qua, via il coperchio, cambiamo la dimensione del calore, meravigliosa, come la canzone, meravigliosa. Alzo la fiamma, non ho voluto lente aderente, tolgo l'aglio che quel che doveva dare già l'ha dato. Adesso qui ho preso delle olive miste del territorio romano, sono tante le aziende agricole presenti nel progetto Roma in Food. Aiuto, che bontà! Due pomodori secchi, proprio due a pezzettini piccoli. Vado. Andiamo a vedere assieme. Prima di aggiungere il polpo, fiamma viva e rosolatura. Intanto preparo il piatto, lo metto qui. Ci vorrei mettere delle bruschettine, io vado a prendere, vediamo un po'. Eccole, gli scroccanti, bruschetta, olio e sale, le tiro fuori. Uno, due, tre, lì sta rosolando. Vedete che l'olio buon appetito. Ed eccola qua pronta la scarola ripassata con il polpo brasato al limonissimo. Un insieme di, lo voglio dire qui, di mediterraneità. Grande profumo. Io lo metto sulle bruschette oggi, eh. Io lo vado ad adagiare sulle bruschette all'olio extravergine d'oliva. Ho l'acquolina in bocca, sulle bruschette croccanti, questa gustosa scarola al polpo limonissimo. Prima di chiudere ricordo che questo e tanto altro lo trovate sul portale Roma in Food, un e-commerce che porta a casa la Roma capitale agroalimentare.
Ciao a tutti!